Siamo con i due presidenti che stanno scrivendo la storia a Conegliano, un'impresa stasera. Ma più che la storia abbiamo fatto un altro passettino in avanti nel nostro progetto sportivo. Forse questa sera Davide ha battuto Golia e il cuore ha vinto contro magari la carta e ogni pronostico. Cosa nel prepartita hai detto alle giocatrici o cosa ha detto Marco? Abbiamo visto un filmato preparato in settimana, motivazionale di tutto il nostro anno, di tutta la nostra stagione. Meraviglioso, si sono caricate alla grande. Non è andato storto niente stasera, Pietro? Il primo set ho preso un po' paura, onestamente, però poi hanno resito alla grande. Grandissima partita, bellissima, bellissima. Poi con un pubblico così, meraviglioso. E finché abbiamo Pietro in panchina non abbiamo paura di nulla. Sì. Ancora l'ultima, cosa ti ha detto l'onorevole Fabris che era qua stasera? Era molto contento che avessimo riportato con serietà la pallavolo nella provincia di Treviso a Conegliano e che stessimo regalando insieme a tutti questi grandi tifosi un'emozione sportiva e un momento di sport importante per tutta la Lega Volley di Serie A in Italia. E adesso lunedì? Adesso lunedì. E crediamoci. In bocca al lupo. Crepi il lupo e si salvi la pantera.